Buonasera a tutti. Inizia la 26ª seduta del Consiglio Comunale di Fontassieve. Prego, segretario, per l'appello. Buonasera. Seduta del 7 ottobre 2016. Si procede all'appello generale. Marini. Fabbrini. L'ho visto. Pagni. Giama. Assente. Mannelli. L'ho visto. Cresci. Betulanti. Giorgi. Donnini. Fantini Luigi. Amabile. Tommaselli. Colombo. Canestri, Gori, Chierici, Borghereti, anche la rappresentante della consulta è assente. Perfetto, c'è il numero legale. Prego, Presidente. Ecco, ora si sente. Allora, approvazione del processo verbale della seduta consiliare del 28 luglio 2016. Vedo che non ci sono osservazioni, metto in approvazione, favorevoli, contrari, astenuti, Colombo astenuta. Allora, le comunicazioni del Presidente. Le comunicazioni che devo farvi sono... quindi due astenuti. Giorgi. Allora, ho ricevuto una lettera da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dall'ANCI, da Piero Fassino, che vi leggo soltanto alcune righe. Cara collega, caro collega, l'ANCI nazionale continua a operare per assicurare il supporto amministrativo ai comuni delle province di Rieti, Ascoli, Perugia e L'Aquila e Fermo, colpiti dal terribile sisma del centro Italia. È stata, lo stesso 24 agosto è stata inviata la richiesta di disponibilità di tecnici comunali specializzati per la valutazione dei danni e il supporto amministrativo agli stessi sindaci. Praticamente chiedono che la prima seduta utile dopo il sisma, il gettone di presenza del Consiglio Comunale venga devoluto a un fondo ANCI dedicato, denominato Emergenza Sisma Centro Italia, e mandano anche le coordinate bancarie. Io penso che sia opportuno aderire a questa iniziativa, però parlando con gli uffici amministrativi risulta abbastanza complicato fare lo scorporo del gettone per destinarlo da un'altra parte, quindi ci sono delle variazioni abbastanza complicate, tanto più che gli amministratori non hanno un gettone di presenza, ma hanno un altro tipo di introito, quindi pensavo, io ho messo una busta accanto alle vostre postazioni, chiunque vuol mettere una qualsiasi cifra dentro la busta, c'è l'urna che usiamo per le votazioni lì aperta, alla fine della seduta, se volete mettere la vostra busta lì dentro con l'offerta che pensate sia giusto. Poi dopo magari se qualcuno di voi si trattiene insieme a me, quando è finito si aprono, si mette insieme i soldi, poi li si danno in amministrazione per inviarli a questo fondo dell'ANCI. Questo è quanto vi dovevo dire nelle mie comunicazioni. Purtroppo la consigliera della consulta degli stranieri stasera ha avuto un problema di salute con uno dei suoi bambini, quindi non può essere qui, però voleva presentare un'iniziativa per il prossimo Consiglio Comunale. Non si sa ancora se una mozione o un ordine del giorno, perché non può votare il rappresentante della consulta, ma può presentare atti.
Allora, nei primi giorni della settimana mi porterà questo documento che riguarda un po' delle iniziative per utilizzare un brutto termine, per rendere utili i ragazzi che sono qui dei profughi che abbiamo accolto. Quindi delle iniziative che partono dalla consulta, non so in che termini, però vedremo questo ordine del giorno o questa mozione, io la girerò ai capigruppo, chi intende poi aderire e firmarla si porta al prossimo consiglio. Non ho altro, grazie. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno e sono le comunicazioni del sindaco e dei consiglieri. Signor sindaco, a comunicazioni no. I consiglieri? Prego, consigliere Gori. Buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo volevo sensibilizzare il sindaco perché ho visto in questi giorni girare un post sui giardini di Sieci dove avevamo fatto una mozione per poterli rimettere, se può dare un sollecito perché diciamo i giardini sono sempre in uno stato peggiore, a suo tempo avevamo fatto una mozione per poterli ripristinare, ma ho visto in questi giorni un post di un ragazzo delle Sieci che evidenziava lo stato sempre peggiore di questi giardini, sicché se potete dare un'occhiata a vedere cosa si può fare. Grazie. Grazie consigliere Gori. Altri che vogliono far comunicazioni? Nessun'altra comunicazione, quindi passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, area governo del territorio, sicurezza e protezione civile, strada vicinale di Galiga, riclassificazione da strada vicinale di uso pubblico a strada comunale. La illustra assessore Fratesi, prego. Grazie Presidente, cerco di essere un po' più veloce di quanto non sono stato in commissione. Qui si tratta di un'operazione che di fatto è iniziata anche con l'amministrazione precedente, come spiegavo in commissione. Negli anni 60 nel nostro comune fu fatta la scelta di declassificare alcune strade che erano comunali a vicinali e di istituire dei consorzi nei quali partecipavano anche i frontisti di queste strade. Questo nell'ottica di migliorare poi la manutenzione, perché i frontisti avrebbero dovuto poi contribuire per le spese per la manutenzione stessa. Nel corso degli anni, più che altro negli ultimi anni, è emersa un po' la fatica da parte di fatto del Comune, che poi è capofila anche di queste manutenzioni, da un punto di vista organizzativo, amministrativo, ma anche tecnico, per una serie di motivi, perché tutti gli anni c'è comunque da convocare l'assemblea del consorzio, perché come dicevo ci sono delle spese fisse e tutti gli anni vanno assolte, come il contributo per l'amministratore del consorzio stesso, il contributo per un tecnico esterno e nonché un'assicurazione specifica per la strada. La fatica più grossa, oltre per le spese, è proprio quella gestionale, perché di fatto succede che il Comune contribuisce per il 50%, ma vota anche per il 50%, per cui succede che, anzi, in alcuni consorzi, come quello di Colognole, il Comune vota, c'è anche il discorso di una testa a un voto, per cui anche, come dire, la scelta di intervenire è subordinata alla volontà dei frontisti. Allora è successo in passato che, pur potendo anche disporre di risorse, non è stato possibile intervenire per delle frizioni con i membri del consorzio. Anche da un punto di vista squisitamente organizzativo, di fatto è molto più, come dire, più flessibile la situazione in cui è il Comune che gestisce direttamente i lavori. Citavo anche l'esempio del consorzio di Colognolo, in cui in passato il Comune, per motivi di urgenza e di sicurezza, è dovuto intervenire e poi andare a richiedere in danno ai frontisti per poter accedere. Quindi la cosa diventa abbastanza complessa. Siccome di fatto le quattro strade sono di fatto strade ad uso pubblico e hanno tutta la valenza di una strada comunale, era stata fatta la scelta, che noi abbiamo condiviso, di riclassificarle come comunali, magari successivamente dopo aver fatto i lavori alle strade stesse. Quindi per le prime due strade, che erano quella, una è la via, anche per completezza di informazione per il Consiglio,
Una è la via di Valle, che è quella, non so se conoscete, della via di Ricigliano e poi rientra verso il comune di Fiesole. L'altra è un pochino più, magari più conosciuta, è quella che è dalla provinciale di Molino del Piano, Porta a Doccia, è la via della Villa, e quelle sono già state classificate comunali nella legislatura scorsa. Noi lo scorso anno abbiamo fatto delle assemblee con entrambi i consorzi, abbiamo concordato queste stesse operazioni. Per Galega è stato un po' più semplice, abbiamo raccolto i soldi da parte dei consortili, abbiamo fatto i lavori lo scorso anno, quindi ora siamo pronti per questa operazione. Speriamo l'anno prossimo di poter ripetersi anche con il consorzio di Colognole. Di fatto cosa si chiede? Si chiede, siccome di fatto si tratta di patrimonio pubblico, si tratta di classificare la strada comunale, quindi è competenza del Consiglio, non della Giunta. Di fatto però la procedura è un po' più complessa, perché bisogna chiedere la classificazione alla città metropolitana. Quindi quello che si chiede al Consiglio è di, come dire, è di concedere la richiesta per la città metropolitana, dopodiché poi sarà a cura dell'ufficio tecnico seguire tutte le procedure per lo scioglimento del consorzio e quant'altro. Quindi si richiede al Consiglio di deliberare in merito a questo. Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Gori, prego. Grazie Presidente. No, l'unico dubbio che ci ha fatto riflettere era l'osservazione di Borgheresi fatta in commissione, in cui, essendo strade comunque ex vicinali, ma dove c'è un passaggio diciamo intenso di mezzi pesanti, perché c'è un'attività importante di legname e di aziende che hanno fattorie dove ci passa trattori con carrelli, e volevo capire se si può riuscire, perché giusto si rimettano adesso, ma se fra un anno siamo appunto a capo, cioè non riusciamo a avere una strada, nonostante sia diventata comunale, avere una strada che abbia una valenza comunale, ma abbiamo una strada che in realtà diventa comunque peggio di prima, perché prima con i vicinali probabilmente qualcuno che tirava fuori dei soldi era un pochino più attento a questo. In realtà, diventando comunale, le spese vanno sempre sui cittadini, ma comunque non direttamente su chi transita su quella strada lì. Che chiedo che comunque venga fatto un controllo più accurato di questo, e con dei limiti, con degli accorgimenti da poter comunque limitare questo trasporto con dei camion veramente enormi, con due pesi impressionanti. Grazie. Grazie consigliere Gori. Prego consigliere Donnini. Solo per fare la dichiarazione di voto, è naturalmente favorevole, e magari per fare un rilievo che abbiamo fatto sempre in commissione, che è quella di omogeneizzare, fare insomma in modo corretto tutte le prossime rivisitazioni di queste convenzioni. Grazie. Grazie consigliere Donnini. Se non ci sono altri che vogliono intervenire, prego assessore. Era solo per condividere con il Consiglio quanto avevamo detto in commissione rispetto all'osservazione di Borgheresi, che si ricordava correttamente Gori aveva fatto questa osservazione, che peraltro è anche giusta, perché abbiamo alcune, ora questa per l'appunto è consortile, ma ci sono altre che sono già comunali. C'è un dato di fatto, che abbiamo molti ettari, decine, forse centinaia di ettari di bosco a monte che vengono regolarmente ripuliti, e c'è un problema di transito. Evidentemente si soffre un po' la distanza rispetto al capoluogo, quindi noi abbiamo di fatto i cittadini del posto con i quali abbiamo un contatto, che sono tra l'altro i membri del consorzio, che si irritano quando passano, quindi sono loro i primi a chiamare. La polizia municipale parte appena possibile, la distanza non sempre ci aiuta. Comunque l'osservazione borghese è pertinente, la volontà di intervenire c'è. Noi stiamo facendo una rivisitazione della cartellonistica anche per rendere più chiaro il messaggio. Abbiamo fatto anche un tavolo con alcune delle aziende agricole, con quelle che hanno partecipato, per far presente il problema. Con alcune è più semplice, perché vengono fatte anche vengono messe delle garanzie prima dei lavori, no? Abbiamo fatto un sopralluogo prima, un sopralluogo dopo, e di fatto ci sono delle garanzie, delle assicurazioni che ci permettono di intervenire. Con alcune è più faticoso. La Polizia Municipale sta cercando di intervenire, però per onestà intellettuale
È vero, come diceva Borgheresi, è un problema perché sono strade chiaramente non adeguate a un carico di camion da 40 tonnellate. La nostra speranza sarebbe di riuscire a limitare a quelli di una dimensione perlomeno della metà, perché chiaramente non è bisogna anche stare attenti a volte a voler anche impedire il lavoro nel bosco, no? Perché quindi no, è un equilibrio molto sottile, perché avevamo anche tentato di restringere molto la cerchia, però poi si rischia poi che non vadano più a fare manutenzione. Allora stiamo cercando questo equilibrio, però come dissi in commissione, cogliamo l'osservazione per cercare di fare attenzione. Grazie assessore. C'è qualcuno che può fare dichiarazione di voto? No. Si mette in votazione. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Per rendere l'atto immediatamente eseguibile, favorevoli? Approvato. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Avvio da parte dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve dell'effettiva gestione della funzione fondamentale, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto all'articolo 118, quarto della Costituzione, nonché delle funzioni degli uffici Casa dei Comuni aderenti. Lo illustra assessore Frosolini, prego. Presidente, buonasera a tutti. Allora, parliamo di unione dei comuni, come abbiamo fatto fra l'altro approfonditamente nel Consiglio di giugno. Vi ricordo brevemente, come ho fatto anche insomma in commissione, che le unioni dei comuni devono gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali previste dalla normativa e collegate direttamente a quelli che sono i contributi regionali per quei comuni che si sono uniti. La nostra Unione in questi anni gestisce in forma associata diverse attività, ma due funzioni fondamentali, che sono la protezione civile e la statistica. Per il 2016 la nostra Unione dei Comuni doveva predisporre la terza funzione fondamentale per far sì che non avessimo problemi di contribuzione regionale. Si è cominciato quindi a lavorare da diversi mesi, da qualche mese insomma, alle procedure per questo atto che noi oggi approviamo, e cioè per l'avvio, per la terza funzione fondamentale, di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il 28 settembre scorso, però, questo ovviamente va detto, cioè poco più di una settimana fa, il Consiglio regionale ha approvato con una delibera di Consiglio una modifica alla legge 68 del 2011, con cui ha stabilito che si possono intendere funzioni fondamentali anche gruppi di altre funzioni, fra cui lo sportello unico delle attività produttive, il SUA, per intendersi. Tenete conto che la nostra Unione dei Comuni gestisce in forma associata il SUAP da diverso tempo. Pertanto, al di là di tutto, con quella delibera di variazione regionale, i nostri comuni, la nostra Unione per il 2016 avrebbe aderito completamente al dettato normativo, e cioè tre funzioni fondamentali. Ora però, per tutto il lavoro di approfondimento che abbiamo fatto nei mesi scorsi sull'Unione dei Comuni, per il lavoro che si era iniziato all'interno degli uffici del sociale, noi abbiamo ritenuto, i comuni dell'Unione, i sindaci soprattutto che fanno parte della Giunta, hanno ritenuto di procedere lo stesso con l'avvio di questa funzione fondamentale collegata ai servizi sociali, non solo fra l'altro perché inizialmente insieme ai servizi sociali è stato previsto di unificare anche quelle che sono le politiche della casa, cioè il cosiddetto parasociale. Questo devo dire a dimostrazione anche del fatto che ciò che è stato votato anche in questo Consiglio, per ciò che è stato affermato anche su altri canali, diciamo diversi da questo, da più sindaci e comuni, se noi dobbiamo credere, come abbiamo detto, in questa unione comunale, se noi vogliamo rafforzarne l'attività, questo è il sistema, a nostro avviso, per trovare quel valore aggiunto che ci permetterà di lavorare meglio. Pertanto, con questo atto noi procediamo a un iter che avevamo già iniziato, anche se al momento l'urgenza immediata era
scemata, diciamo così. Vi ricordo che questo lavoro è abbastanza, insomma, importante, abbastanza approfondito da fare. Noi andiamo ad associare un non più comuni sul sociale, ma un gruppo di comuni che con il SAS, che noi conosciamo bene, hanno già lavorato insieme. Cioè, insomma, il SAS credo che abbia compiuto 20 anni l'anno scorso, 22 addirittura, quindi è un meccanismo molto rodato. A questo meccanismo molto rodato noi aggiungiamo quello che è il sesto comune, cioè il comune di Reggello. Ovviamente saprete, vi ricorderete che nell'Unione dei Comuni c'era anche c'è anche ad oggi il comune di Rignano, che però dal 31-12 ovviamente uscirà dalla, come ha detto, uscirà dall'Unione dei Comuni. Questa funzione fondamentale, cioè questo lavoro, decorrerà con la stipula di una convenzione che voi trovate, avrete visto, insomma, legata all'atto, che dice che decorrerà dal 1 gennaio 2017. Quindi, a conferma di quello che ho detto prima, cominciamo subito a fare questo lavoro così approfondito e a arricchire quello che è il patrimonio di funzioni associate, di gestione associate nell'Unione dei Comuni. La convenzione che andremo, insomma, ad approvare prevede, la cosa più importante devo dire, prevede che venga elaborato nei prossimi mesi, cioè prestissimo, il piano socio-assistenziale, cosa estremamente importante perché, come vi ho detto, è vero che da un lato ci sono dei comuni che già nel SAS avevano rodato questo meccanismo, ma l'unirsi con un altro comune, Reggello, che fra l'altro non è certo un comunello piccolo, fa sì che si devono ovviamente mettere in ponte meccanismi particolari che ci permettano di fare un buon lavoro. Il piano socio-assistenziale verrà, ovviamente passerà dai consigli comunali, così come questo atto, e prevederà i costi di funzionamento della gestione, gli oneri ovviamente a carico di ciascun comune, il personale che già nella convenzione si fissa che verrà assegnato funzionalmente all'Unione dei Comuni, la gestione dei vari presidi di tipo sociosanitario che sono nel nostro territorio. Sempre nella convenzione, cosa da sottolineare, sono fissati gli organismi, diciamo, di coordinamento. La conferenza degli amministratori dell'Unione, ovviamente, che di norma corrisponde, insomma, alla giunta dell'Unione, è una struttura di coordinamento, questa sarà una cosa un po' più nuova, costituita da o alcuni sindaci o comunque dagli assessori delegati, che di norma potrebbero essere quelli, diciamo, delegati al sociale. Questo è un atto di avvio, ve l'ho detto, è un lavoro importante che entro ovviamente il 1 gennaio 2017 dovrà decollare, è un atto che io ritengo dovuto rispetto anche a tutto ciò che è stato detto e che è stato approvato anche in questa sala a proposito dell'Unione dei Comuni. Grazie. Grazie Assessore. Interviene? Prego Consigliere Chierici. Buonasera Presidente. Volevamo fare più che altro una domanda all'assessore che in commissione non abbiamo fatto e rileggendo questa convenzione. Allora, nella convenzione che avevamo approvato prima quando non eravamo, diciamo, nell'Unione dei Comuni per questi servizi, c'erano dei limiti temporali e dei controlli sui soldi che ogni singolo comune doveva dare per questo servizio, cioè c'era, diciamo, il bilancio di previsione da parte del comune capofila, mi ricordo eravamo noi nella precedente gestione, e poi se ci dovevano essere delle variazioni venivano comunicate, oppure se gli altri comuni non avevano più a bilancio i soldi, un po' quello che è successo l'altra volta, per cui noi abbiamo dovuto in pratica aiutare i comuni di Londa e San Gaudenzio, però era previsto nel regolamento questa possibilità, mentre qua non troviamo niente di tutto ciò, c'è solamente scritto che l'Unione dei Comuni fa, diciamo, il bilancio di previsione, che trascorsi 30 giorni i singoli consigli devono, diciamo, approvare, o comunque c'è il tacito assenso che va bene, diciamo, il bilancio fatto di previsione fatto dall'Unione dei Comuni, però non c'è scritto che cosa succede se un comune non paga, oppure se un comune è in difficoltà,
oppure se no, e quindi se non riesce a mantenere, diciamo, gli impegni presi magari in fase di previsione, questo potrebbe succedere come è successo, diciamo, lo scorso anno per l'altro servizio. Magari ci sbagliamo, però magari se abbiamo sbagliato qualcosa o abbiamo letto qualcosa Mario magari ce lo spiega. Grazie. Grazie consigliere Cherici. Altri che vogliono intervenire? Cresci, consigliere Cresci, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Intanto, vabbè, ovviamente anche come gruppo siamo più che favorevoli a questo atto e mi fa piacere anche sottolineare come questo sia intanto un primo passo nella direzione dell'indirizzo che questo Consiglio ha espresso lo scorso giugno nei confronti dell'Unione Comuni, cioè di credere davvero in questo ente, mettendoci dentro funzioni importanti come sicuramente quella dei servizi sociali che oggi andiamo a inserire fra le deleghe dell'Unione dei Comuni sicuramente anche continueremo a lavorare in questa direzione anche insomma come consiglio, come ci prendemmo l'impegno a giugno di fare, perché pensiamo insomma che davvero possa essere la direzione migliore. Cresci, se non ci sono altri interventi, l'assessore Frosolini per un chiarimento, grazie. Ovviamente. Allora, l'ho detto, però insomma è bene che lo sottolinei meglio, cioè la differenza fondamentale di quello che facciamo oggi è, cioè il SAS paradossalmente, momentaneamente comunque ce lo dobbiamo dimenticare, nel senso tutti i comuni, non sono più i comuni in prima persona che come nel SAS partecipavano a questa gestione associata, peraltro quello che è stato fatto con l'operazione di solidarietà non era segnata né permessa diciamo nella vecchia convenzione, è stato ovviamente un atto diciamo di emergenza, chiamiamola così, insomma è difficile mettere nelle convenzioni una previsione di questo tipo, va bene? Però vi dicevo, in questo momento con la gestione che passa come funzione fondamentale dell'Unione, è l'Unione, cioè non esiste più la gestione, capisco che è complicato, però l'Unione è comunque un ente, va bene? Quindi i comuni, tutti i nostri 6 comuni, corrispondono all'interno di essa. Quindi i versamenti, diciamo, i contributi che ogni comune, secondo il piano socioassistenziale che vi dicevo, faranno, li faranno direttamente all'Unione. Cioè non esiste più il capofila, l'ente capofila perché ovviamente serviva, ma c'è questo ente di secondo livello che ovviamente dovrà badare a questa cosa che giustamente sottolineavi te. E tenete conto che per quanto riguarda i piccoli comuni, che sono quelli su cui, insomma, che ci preoccupano di più, è inutile nasconderselo, in quest'anno, se voi vi ricordate, tutto il comune assegnato, tutto il personale assegnato all'Unione dei Comuni. Quindi questo al di là di tutto dovrebbe essere una facilitazione per gli stessi. E poi c'è un'altra cosa estremamente importante che non dovrà, spero che non creerà problemi di questo tipo, e cioè che i pagamenti, i contributi, ora pagamento è una parola forse sbagliata, diciamo le contribuzioni che verranno fissate per ogni comune dovranno essere versate e anche in maniera anticipata, cioè questo non tanto per questa gestione associata ma quanto per le normative contabili su cui abbiamo discusso tante volte e continuerete a discutere con il mio collega, e cioè che prevede che non ci siano più bilanci di competenza per gli enti locali, ma bensì dei bilanci più di tipo economico e soprattutto con una corrispondenza della cassa rispetto alla competenza. Quindi anche questo, al di là di tutto, dovrebbe essere un supporto per non incorrere nei rischi che ovviamente, che giustamente, anche legittimamente, che dici, pensavo e poneva. Grazie. Assessore, se ci sono dichiarazioni di... prego consigliere Amabile. Voglio premettere, sì scusa, una precisazione, premetto un tatto che il mio voto sarà un voto favorevole rispetto alla problematica, anche perché ho votato in maniera positiva il
l'atto all'interno della terza commissione, quindi mi sembra logico riproporre il mio voto positivo. Ho delle considerazioni diverse rispetto a quelle che ha fatto il mio collega Cresci, o perlomeno mi auguro di aver capito male. Ripropongo esattamente quello che è stato il mio intervento nel mese di giugno, che l'unione comunale deve essere solo e esclusivamente propedeutica alla fusione dei comuni, in questo senso. Ecco, voglio sottolineare questo passaggio che mi sembra importante ricordarlo anche stasera. Quindi non enfatizziamo troppo l'aspetto dell'unione dei comuni, perché a mio avviso il passaggio successivo dovrebbe essere quello della fusione. Grazie. Grazie, consigliere Amabile. Mi sembra che non ci siano altre dichiarazioni di voto. Metto in approvazione. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Per rendere l'atto immediatamente eseguibile, favorevoli? Approvato. Punto numero 6 all'ordine del giorno, area governo del territorio, gestione e manutenzione del patrimonio, acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito in località Sieci, catastalmente censite al foglio 94 mappale 888 ed individuate in toponomastica come piazza Vivaldi e piazza Bellini. Illustra l'assessore Pratesi, prego. Grazie Presidente. Questa in teoria dovrebbe essere ancora più semplice della precedente, molto più complicata da riorganizzare da un punto di vista tecnico e di scartoffi che non di finalità. La finalità è chiaramente quella di riorganizzare e rimettere un po' in ordine alcune delle questioni aperte a livello del nostro comune. Qui si tratta di una particella di terreno, quella che citava il Presidente nel titolo della deliberazione, una particella di circa 2.300 metri quadrati che di fatto è ad uso pubblico da oltre 20 anni, ma che non era mai stata di fatto passata a demanio comunale per una serie di motivi e di passaggi. Questa particella di fatto rimase racchiusa all'interno dell'ottizzazione della zona industriale di Sieci, quindi ne sono state ricavate nel tempo un tratto di via Bellini e quella ritorna poi verso l'Arno, e una porzione di piazza in cui vengono parcheggiate auto e talvolta anche camper. Dico ad uso praticamente pubblico perché oltre ad esserci anche un nome toponomastico, piazza Vivaldi, c'è anche l'illuminazione pubblica, ci sono i cassonetti, quindi di fatto è pubblica e quindi si tratta solamente di formalizzare il stato. C'è la volontà da parte della proprietà che l'ha dichiarata già da un po' di tempo, quindi si tratta semplicemente, si richiede al Consiglio Comunale di accettare la cessione gratuita e di autorizzare l'acquisizione al demanio stradale comunale e poi chiaramente poi di richiedere successivamente tutti gli atti necessari per formalizzare la cosa. Grazie Assessore. Qualcuno interviene? No, non ci sono interventi. Si mette in approvazione. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Per rendere l'atto immediatamente eseguibile, favorevoli? Approvato. Punto numero 7. Modifica all'articolo 3 e all'articolo 20 del regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 31/3/2009. Lo illustra l'assessore Frosolini o il sindaco? Fate pari o dispari? Sindaco, prego signor sindaco. Cosa anch'io oggi. Allora, in sostituzione dell'assessore Boni, che oggi non può essere presente al Consiglio Comunale, illustro brevemente questo atto che è una piccola modifica, è stata fatta al regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, relativa sostanzialmente all'inserimento
di tre aree con destinazione sportiva, due pareti di arrampicata sportiva, una all'interno del plesso scolastico Maltoni, l'altra invece del plesso scolastico Calvino e l'altra invece l'area attrezzata polivalente presso il parco fluviale di Pontassieve, dove in questo momento appunto è stato installato appunto un campetto da basket in cemento e sarà poi realizzato un campo da pallavolo in su terreno naturale. L'altra modifica è relativa invece all'introduzione del limite di 4 mesi per, dopo la chiusura dell'esercizio, appunto per la presentazione del rendiconto e del bilancio di gestione dell'esercizio finanziario, appunto per quanto riguarda le associazioni sportive. Grazie, signor Sindaco. Interventi? Prego, consigliere Chierici. Allora, su questo una piccola considerazione. Ieri abbiamo fatto questa commissione, però non avevamo ricevuto gli atti, cioè un pochino più d'attenzione quando ci mandate i documenti, perché comunque era arrivato l'intestazione corretta, ma non c'era la modifica a uno degli articoli che stasera stiamo a votare. Non è un problema perché ne abbiamo parlato ieri in commissione, si tratta di una modifica irrisoria e non c'è nessun problema. Però se dovesse succedere per cose un pochino più complicate, già facciamo la commissione il giorno prima del Consiglio, se non ci arrivano nemmeno i documenti diventa un po' difficile. Noi voteremo a favore perché comunque non ci sono variazioni di sostanza su questo, ne abbiamo parlato anche in commissione, non ci sono variazioni di sostanza. Una piccola riflessione però, visto che parliamo di impianti sportivi, la voglio fare. Si fa sempre riferimento alla legge regionale 3 del 2005, nel nostro comune ci sono ancora degli impianti che dal 2005, che praticamente la legge prevedeva 2 anni di possibilità e di tempi per fare le convenzioni, ci sono ancora degli impianti senza convenzione. Cioè siamo nel 2016 e ancora ci sono principalmente 2 impianti, il campo da calcio di Molin del Piano e quello di Santa Brigida, che tutt'oggi, nel 2016, sono senza convenzione. Penso che sarebbe il caso di fare un attimino attenzione e soprattutto di fare questo bando, perché dal regolamento si dovrà fare un bando per dare in gestione questi 2 campi sportivi. Cerchiamo di farlo, anche perché qui non voglio dire che siamo fuori legge, ma poco ci manca, nel senso che nel 2007 dovevamo avere comunque le convenzioni e siamo al 2016 e ancora queste convenzioni non ci sono. Per fortuna l'anno scorso almeno avete fatto, perché poi in Consiglio non è passata perché non doveva passare, la convenzione col Pontassieve Calcio, quindi questo è buono, perché almeno quella convenzione l'abbiamo messa a posto, però ci sarebbero da mettere a posto anche queste altre 2, anche perché quei campi sportivi vengono utilizzati e quindi sarebbe bene che fossero concessionati dall'amministrazione comunale e dal Consiglio. Grazie. Grazie, consigliere Chierici. Prego, consigliere Donnini. Allora, naturalmente sulla questione dei 2 articoli da modificare, a parere favorevole. Fra l'altro nel secondo articolo, l'articolo 20, se non mi ricordo male, si specifica bene le tempistiche, prima erano abbastanza interpretabili. Ecco, io faccio solo un piccolo intervento per quanto riguarda le convenzioni, perché le convenzioni sull'impiantistica sportiva, è vero che c'è la legge del 2005, ma quella legge lì forse guardava molto in avanti, cioè era una legge che guardava al futuro, e calarla nelle realtà, soprattutto nelle realtà nostre, non è stato semplice, ve lo dico perché da presidente della Polisportiva Sieci ho firmato la prima convenzione del comune di Pontassieve. Non è stato semplice, non tanto fare la convenzione quanto spiegare ai soci di un'associazione che cambiava un mondo, che veramente l'impianto sportivo non era più di un terzo, ma era tuo e lo stavi gestendo, lo stavi conducendo. Quindi se ci sono dei tempi in più, delle volte forse
è anche conveniente sotto questo aspetto. Poi naturalmente, ora son passati già diversi anni, stringiamo sulle convenzioni che sono da fare, però ecco, lo dico da persona che l'ha vissuta, andare a spiegare dentro i propri consigli, andare a spiegare ai volontari che c'è un passaggio di questo genere non è semplice. Poi per quanto riguarda appunto il regolamento, mi sembra che sia opportuno che venga specificato, perché si tratta di una materia delicata, soprattutto quando si parla di bilanci, e che venga ben specificato che cosa serve, perché c'è stato un paio, mi sembra almeno un'altra revisione di questo regolamento che lasciava un po' all'interpretazione. Quindi naturalmente parere favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi o chiarimenti da parte del sindaco, no. Si mette in votazione. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Per rendere l'atto immediatamente eseguibile, favorevoli? Approvato. Punto numero 8 all'ordine del giorno, variazione al bilancio 2016-2018. L'assessore Bencini ci stupirà con effetti speciali e userà tutta la tecnologia che abbiamo inserito in questa sala. Prego, assessore. Grazie Presidente, anche per l'introduzione di colore. Buonasera consiglieri. Sì, siamo stasera a 5 mesi dall'approvazione del bilancio per l'anno corrente e triennale, quindi per l'anno prossimo e l'anno ancora successivo, a proporvi un'ulteriore variazione rispetto a quanto approvato il 10 maggio scorso, chiaramente facendo riferimento ai termini di legge, gli articoli 162, 175 e 193 in particolare del testo unico degli enti locali. Come sapete, le variazioni al bilancio dell'ente devono essere approvate entro il 30 novembre di ogni anno e per quelle che sono le modifiche, più che le modifiche, diciamo le necessità sopraggiunte in questi ultimi mesi, in queste settimane, gli interventi da fare e quelle che si sono riscontrate essere maggiori entrate e modifiche sia di cassa che di competenza, portiamo oggi all'inizio di ottobre questa variazione che, come adesso vi spiegherò, comporta anche degli interventi pratici, oltre che un semplice accertamento, diciamo, di una differente composizione della cassa e della competenza dell'ente. Come dice il Presidente Fantini, provo a stupirvi con qualche effetto speciale. In realtà in maniera abbastanza semplice, diciamo, ho tentato di accorpare graficamente per illustrare un pochino meglio rispetto alle solite chiacchierate che facciamo sui numeri di cosa si compone la variazione in discussione stasera. Come potete vedere, le due colonne orizzontali arancione rappresentano le differenti richieste degli uffici e le necessità che sono sovraggiunte all'ente e che noi consideriamo essere necessità sia in termini di spesa corrente che in termini di investimenti negli ultimi mesi. E da atto in approvazione potete vedere come si parli nello specifico di una variazione di cassa a pareggio di 115.873 euro in entrata e uscita, una variazione di competenze per complessivi 482.000 euro, composta da, e parlo delle spese correnti, maggiori entrate per 115.000 euro, che sono il verde scuro della seconda colonna in orizzontale, minori spese, quindi economie interne all'ente, per 31.397 euro, che sommate vanno a compensare richieste degli uffici per necessità operative di erogazione di servizio di un totale 147.271 euro. E in questo modo la situazione della spesa corrente risulta pareggiata, come vedete. Per quanto riguarda invece la spesa per investimenti, abbiamo delle maggiori entrate in conto capitale che ammontano, come potete leggere dalla documentazione, a 131.950 euro, che però da sole non basterebbero a rispondere a quelli che sono gli interventi che consideriamo necessari, prioritari, che gli stessi uffici ci chiedono di poter finanziare. Nello specifico si tratta della maggior parte di manutenzioni straordinarie e di interventi su strutture di proprietà comunale, che per questo, per compensare quel gap che c'è tra la linea arancione e la linea verde, vengono finanziate con un utilizzo dell'avanzo che, come potete leggere, risultava dagli esercizi precedenti nella cifra di 252.953 euro, del quale applichiamo alla necessità indicata 234.755 euro. Ovviamente non si tratta soltanto di un pareggio
tra richiesta e effettiva disponibilità, incluso l'utilizzo dell'avanzo vincolato, si tratta anche di un sostanziale rispetto di quelli che sono i vincoli di finanza pubblica. Potete vederlo nell'allegato, nell'ultimo allegato che dovrebbe esservi arrivato insieme alla mail con la documentazione al punto O. Sostanzialmente il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini di finanza pubblica rimane a noi favorevole, sebbene chiaramente in calo per quella che è la normativa, e sappiamo che per gli anni successivi la normativa cambierà parzialmente, avremo forse meno margini da questo punto di vista e comunque rimaniamo sensibilmente nel positivo. Nello specifico, parlavo di richieste pervenute dagli uffici, bisogna considerare che il servizio area governo del territorio, per dirlo in poche parole, l'ufficio tecnico ha richiesto di utilizzare le risorse confluite in avanzo per investimenti, realizzazione di interventi e manutenzione straordinaria, come dicevo. E tra questi interventi ci siamo confrontati prima con l'assessore ai lavori pubblici, che non so se poi vorrà integrare, ne abbiamo sottolineati 3 o 4 che riteniamo particolarmente importanti. Viene di nuovo finanziato lo stanziamento per l'acquedotto di Acone, che come sapete è una vicenda anche finanziaria che va avanti già dal 2015, che quindi, non, come sapete, un lavoro che si protrae nell'anno successivo diventa automaticamente vincolato e quindi va reinserito per l'intervento di quest'anno. Poi su Pontassiere, sul capoluogo, abbiamo 18.000 euro per la risoluzione di un problema abbastanza annoso, che è quello della copertura del pallaio, una struttura non più completamente funzionale rispetto alle persone che frequentano quel luogo e che necessitava di un intervento da parte dell'amministrazione. Dico anche con soddisfazione, finalmente riusciamo a farlo, perché le tante persone che frequentano nella zona di Pontassieve lamentavano questa difficoltà. Per quanto riguarda invece altre spese, abbiamo 41.000 euro circa per manutenzioni stradali in generale, incluso un intervento sul centro storico che consta, mi spiegava il collega, nella risistemazione della pietra sotto la torre dell'orologio della zona, insomma, del castello. Su Molino del Piano abbiamo 20.000 euro di fondi propri che inseriamo come cofinanziamento per un intervento di adeguamento di ben altro spessore, molto più pesante, un adeguamento sismico alla scuola materna di Molino del Piano, finanziamento concesso dal MIUR e dalla Regione Toscana, nel quale ci inseriamo per far partire l'intervento. In sintesi, questa è la variazione che vi proponiamo stasera. Chiaramente per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione. Grazie. Grazie Assessore. Chi interviene? Consigliere Gori, prego. Ringrazio l'Assessore Vencini. Finalmente dopo 2 anni e mezzo di consiglio vedo degli investimenti, dei finanziamenti su qualcosa. Sono veramente senza scherzi, perché fino ad ora ogni variazione di bilancio, non me ne voglia Frosolini, ma era un capitolo sull'altro, era tutto un girare capitoli, ma fuori si rimaneva sempre senza lavori da nessuna parte. Qualcosa si muove, mi fa piacere su questo. Non sono comunque d'accordo su certe cose, però questo fa parte della nostra parte politica. Però apprezzo sinceramente che finalmente qualcosa si muove anche per il pallaio, perché era veramente in condizioni ormai non più agibili, anche per, non solo perché ricordo che quel pallaio lì ormai è rimasto storico e ha un modo di gioco che non c'è più nella zona, perché sono tutti piani, quello è l'unico ancora rimasto a onda, che indubbiamente ha un patrimonio storico del comune. Comunque la ringrazio, però comunque il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Gori, ci eravamo illusi. Bene, altri interventi? Cresci, prego. No, facciamo nostre anche molti degli apprezzamenti fatti dal consigliere Gori, e insomma di questo siamo lieti. Aggiungo la piccola nota che penso sia positivo anche sfruttare le strutture che abbiamo a disposizione, insomma, no, devo per le slide e così, insomma, se è un qualcosa che può aiutare anche magari i cittadini che seguono la seduta a comprendere meglio, insomma è una cosa in più che può aiutare. Riguardo la variazione di bilancio, ovviamente il nostro
il nostro voto è favorevole. Consigliere Cresci, assessore, prego. Ho visto che sono stato citato dal collega, volevo specificare un dato, per un, anche per precisione, i 41.000 euro non sono tutti per la zona sotto la torre, una parte servono per quella, quello è il capitolo generale sulle manutenzioni stradali, una parte serviranno anche per degli asfalti in alcune zone un po' più deteriorate, insomma. Magari spendo due parole in più sul discorso della palestra, sulla scuola materna di Mondepiano, perché non abbiamo mai parlato in Consiglio Comunale, l'ho detto velocemente in Commissione, però ci sembrava giusto condividerlo, perché la settimana scorsa i nostri tecnici sono andati al Genio Civile a condividere il progetto insieme ai tecnici del Genio Civile. Lì di fatto, lo accennava l'assessore, è un progetto importante perché quello mira all'adeguamento sismico di una delle scuole del nostro comune. Era un bando non facile perché di fatto noi, non essendo zona sismica come il Mugello, avevamo meno punti, per cui arrivare a questo risultato è stata una bella soddisfazione anche per il lavoro che è stato svolto. Il contributo è in parte del MIUR e in parte della Regione Toscana, però per completare il progetto, come era stato indicato dal progettista, mancavano questi 20.000 euro. Ci sembrava sciocco aspettare e rimandare l'avvio di tutte le procedure, per cui abbiamo preferito inserire subito questi 20.000 euro per poter avviare le procedure e per sperare di iniziare i lavori il prima possibile. Insomma. Questo anche per un discorso di attenzione. Chiaramente sapete, abbiamo molte scuole, per cui è un lavoro lungo e faticoso, però insomma, perlomeno quando possibile stiamo cercando di attivarci. Era solo per puntualizzare questo. Grazie, assessore Pratesi. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Favorevoli, contrari, Gori e Cherici, astenuti mi sembra nessuno. Per rendere l'atto immediatamente eseguibile, favorevoli, contrari, come prima, è approvato. Allora, con questo atto si conclude la ventisesima seduta di questo, la venticinquesima, sì, scusate, seduta di questo Consiglio. Riguardo a quello che vi ho detto all'inizio, siccome ho saputo che i consiglieri che abitano vicino al Palazzo Comunale escono di casa senza portafoglio, allora l'urna per mettere non è riferita a qualcuno particolare, in generale, quindi l'urna per mettere la busta sarà disponibile nella stanza di Oriana e di Isabella per nei prossimi giorni. Chi vuole inserire, chi può la mette ora, si tappa e si mette là. Grazie e buonanotte a tutti.